Senti, quello che ti devo raccontare stasera per telefono è veramente qualcosa di incredibile. Allora, sai chi ho conosciuto oggi in macelleria? Il secondo uomo della mia vita che è stato morsicato da una vipera. E stava morendo. Vuoi che te lo racconto? Allora, stammi a sentire. Lui mi ha raccontato, stava tagliando l'erba. Era in un prato, stava tagliando l'erba. E poi aveva già caricato nell'erba, nel cassone del trattore. E a un certo punto la schiaccia l'erba con la mano e sente una grossa fitta alla mano. Tira sulla mano e c'era la vipera che penzolava giù dal suo dito, che ancora lo stava morsicando. Allora lui la prende, la butta per terra, la schiaccia con i piedi, la uccide. Poi è corso a casa e tanto tempo fa vendevano il siero antivipera. Sai cos'è il siero antivipera? Ti vendevano in farmacia delle siringhe che tu ti potevi fare la puntura attorno alla feria, dove ti aveva morso e iniettarti una specie di siero. E così lui si era tagliato col coltello e si era fatto tante piccole punturine. E poi piano piano è andato al pronto soccorso. E tipo 2 o 3 ore dopo al pronto soccorso è andato con un laccio che gli stringeva il braccio perché il braccio cominciava a gonfiarsi, eh? Il braccio cominciava a gonfiarsi. E allora è andato lì al pronto soccorso e ha detto: "Cosa c'è, signore?" E gli ha detto: "Mi ha morso una vipera." E allora ha visto che queste quattro del pronto soccorso si sono guardate e non sapevano come fare. E questo è successo, pensa, 30 anni fa, questa cosa qua. Perché adesso le cose. Bella, se la ricordo. Aspetta, il racconto non è ancora finito, bello arriva adesso. Allora sono arrivati dei dottori speciali che conoscono le vipere, i siri da mettere, e gli hanno chiesto: "Mi dica com'era la vipera? Aveva gli occhi gialli, aveva gli occhi verdi?" Aveva. E lui dice: "Non lo so, non lo so, non lo so com'era questa vipera." Vedi, se lui avesse portato la vipera. Se lui avesse portato la vipera, aspetta, ho dato un colpo di flauto, avrebbero potuto sapere che vipera che era stato morso, ma non lo sapevano. Allora così a caso, sai cosa hanno fatto i dottori? C'avevano dell'altro siero antivipera e gliel'hanno di nuovo iniettato. A un certo punto lui ha cominciato a gonfiarsi come un pallone ed è svenuto, è andato in coma, sai cosa vuol dire? Che il cervello si è spento completamente e tutta la notte stava quasi morendo. E il giorno dopo si è risvegliato e tutti hanno detto: "Meno male, meno male, si è salvato dal morso della vipera. Meno male, eravamo tutti preoccupati." Pensa che storia incredibile. E sai con chi ero che mi raccontava sta storia? Ero con l'altra persona che è stato morso che ho conosciuto. Il macellaio, che sta, è proprio col macellaio, ero in macelleria, che anche lui mi ha raccontato di nuovo come era stato morso lui dalla vipera. E allora lui mi ha spiegato il perché il macellaio non voleva farsi mettere il siero antivipera. Perché il macellaio, praticamente, dal continuavo, c'era una mucca che stava male. Allora, era svenuta. Allora, quando una mucca si fa male, gli mettono dei sacchi di juta. Sai, i sacchi di juta, è presente? Di tela, sotto. E la tirano su tipo con un trattore. Solo che avevano lasciato i sacchi lì di giorno perché non erano riusciti. E allora, quando sono arrivati la sera, lui era sopra i sacchi di juta e una vipera l'ha morsa da dietro da un polpaccio. E poi la stessa vipera, siccome aveva le gambe vicine, l'ha morsa anche dall'altro polpaccio. Quindi non l'ha morso una volta, l'ha morso 2 volte la vipera. E allora Bignacco ha detto che cominciava a gonfiarsi tutte le gambe, non sapeva che fare, e allora non mi ha detto se l'ha uccisa la vipera, cosa ha fatto lui. Eravamo in ospedale l'hanno guardato, l'hanno tenuto lì in osservazione, e hanno detto: "Dobbiamo farti il siero antivipera." Io ho detto: "No, no, no, non lo voglio fare il siero antivipera." Perché si ricordava del racconto di questa persona che stava per morire. E così non ha fatto il siero antivipera. Ti è piaciuta questa storia? Bella, oh. Senti, vabbè, dopo questo mega racconto, ti saluto. Vuoi raccontarmi qualcosa te stanotte prima di andare a dormire?